Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento antico che avete ricevuto fin dal principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. E tuttavia è un comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello dimora nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Sia lodato, onorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Dalle parole del grande apostolo San Giovanni abbiamo ascoltato una splendida esortazione questa sera, che molto bene si addice al tempo santissimo che abbiamo iniziato a vivere e che volge rapidamente al suo culmine. Ecco, domenica comincia quella che si chiama la settimana santa, cioè il tempo in assoluto più santo, quel tempo in cui, se avessimo un pochino di fede, di amore e di cuore, dovrebbe fermarci un po' tutto nella nostra vita. Ovviamente il tutto che si può fermare, certamente non il trascurare le occupazioni dovute, quotidiane, il lavoro o quant'altro di necessario alla vita, evidentemente, ma per il resto il nostro cuore dovrebbe volgersi a colui che è vittima di espiazione per i nostri peccati. Quindi, pensando bene ai nostri peccati, al carico che noi abbiamo messo sulla tragedia che ascolteremo, ecco, in prima battuta domenica prossima durante la messa di passione, e che ha causato la morte del Figlio di Dio, morte avvenuta appunto in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, come recita quella strofa della volontà della Divina Misericordia che Gesù stesso rivelò alla Santa Faustina Kowalska, che raccomanda, ecco, di iniziare in forma di novena proprio dal Venerdì Santo, cioè dal giorno in cui questo mistero di espiazione si compì in forma cruenta sull'altare della croce. È un tempo in cui dobbiamo, come ci raccomanda San Giovanni, meditare bene sul suo incipit. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Riflettere sul peccato è sempre assai salutare per la nostra anima. Oggi il mondo è completamente smarrito, ecco, se non rifiutato il senso del peccato.
abbiamo in giro, ecco, nei vari programmi, talk show, spettacoli, giornali, quotidiani, social network, opinionisti di ogni genere che dicono loro sulla situazione del mondo, delle nazioni, della gente e anche della Chiesa, analisi a volte molto erudite, apparentemente molto ben fatte, approfondite, dettagliate, circa le diagnosi, ecco, le prognosi e anche le terapie per risolvere i mali endemici più o meno diffusi nei singoli, nelle società e nella Chiesa stessa. Gesù nel Vangelo e il Nuovo Testamento danno delle diagnosi, Sant'Agostino direbbe, molto antiche e sempre nuove, diagnosi, vuol dire, molto semplici, molto dirette, molto schiette. Tutti i mali che vengono dal mondo hanno soltanto una radice, che è il peccato è semplicemente allontanarsi dall'ordine stabilito da Dio, che è un qualche cosa di oggettivo, non è un qualche cosa di personale, soggetto alle opinioni. Il bene e il male sono due realtà oggettive e la loro, come dire, bisognerebbe dire una parola molto molto difficile, ecco, che è eziogenesi, ma in termini molto semplici e adattabili a tutti, l'origine del bene e del male sta semplicemente negli atti che ogni uomo compie in ogni istante attraverso la sua libera volontà, che possono essere atti buoni, cioè conformi al bene oggettivo e quindi produttori di benessere in sé e intorno a sé, oppure atti cattivi, cioè oggettivamente produttori di male e di malessere in sé e intorno a sé. Questo è il peccato. Peccato che dà dolore a Dio anzitutto, come diciamo nel atto di dolore, offeso te, offeso non nel senso che Dio si offende, come se fosse con persona umana vicina, no? Per malosa, che dice, ah, ecco, adesso mi hai offeso, quindi mi porto un broncio. Non è questo il senso dell'offesa di Dio, ma è un dolore dato al cuore stesso di Dio, perché gli mostra, gli fa vedere qualche cosa di brutto, perché noi pensiamo sempre al peccato come qualcosa di cattivo, di legalmente non buono, no? C'è anche evidentemente questo aspetto del peccato, ma il peccato è una cosa brutta. Pensiamo a qualcosa di brutto, cioè ogni volta che noi facciamo un peccato, noi diamo a Dio l'affronto di vedere una cosa tanto bella come la nostra anima sporcarsi, imbrattarsi, macchiarsi, diventare brutta. Basterebbe che provassimo a pensare, alle persone che ci stanno intorno, no? Quando le vediamo come fastidiose, come antipatiche, come a volte insopportabili. Cosa c'è che ce le fa vedere così? Poi è certo che la carità cristiana induce a sopportare le persone moleste, trattare bene specialmente le persone fastidiose, perdonare le offese, no? Però questo non toglie che da un punto di vista oggettivo le persone che vediamo intorno sono brutte, sono fastidiose. E perché? Perché fanno qualche peccato, solo per questo, o quantomeno a volte anche delle semplici imperfezioni, no? Tutta una persona che è sgarbata, cioè che manca la virtù teologale della carità, no? Non è che fa tutto questo grandissimo peccato mortale, ma solo essere sgarbati, freddi, scontrosi, è brutto a vedersi. E noi vediamo soltanto una piccola parte delle brutture prodotte dal peccato, invece Dio le vede tutte.
e guarda quello sguardo suo di compassione alla creatura dicendo: figlio mio, ma che stai a fare? Che fare? Che fare? Mi fai vedere sto proprio, io ti ho fatto tanto bello e tu ti rendi tanto brutto. Perché fai così? Magari, ecco, lo Spirito Santo ci riuscisse a far entrare un po' nel cuore di Dio e a farci percepire il suo dolore, ecco, misterioso, ecco, perché Dio non soffre, noi sappiamo dalla teologia, sono arrivati nella Chiesa, sono arrivati un pochettino a dire sì, Dio non soffre, però se il peccato lo offende qualche cosa succede, è l'unica cosa che ci avvicina un pochettino a entrare in questo mistero incomprensibile, è quella che i padri chiamavano la passio caritatis, la sofferenza della carità, cioè l'amore che Dio ha per noi, il suo desiderio di vederci felici, vorrebbe vederci belli come lui ci ha fatti, anzi diventare sempre più belli, perché la nostra anima esce bella da Dio, ma per diventare attraverso il bene che noi dovremmo fare qualcosa di ancora più bello di quello uscito, no? Quando noi rendiamo l'anima a Dio, il giorno della nostra morte dovremmo rendergliela più bella di come l'abbiamo ricevuta, non un mostro irriconoscibile che è già un miracolo se il Signore riesce a mandarla al purgatorio, insomma, perché non si è tanto distaccata da Lui da diventare completamente estranea a Lui, no? E questo è anche, ahimè, il fondamento della dannazione. Non peccare. La passione di Gesù che contempleremo da domenica in poi, il Signore ci aiuti, ecco, a non sciupare, no? Questo tempo che ci viene dato, cioè la settimana santa io mi metterò a fare le prediche da parroco, a fare le raccomandazioni come se ci avessi dinanzi bambini piccoli, no? La settimana santa è una chance, una delle tante che il Signore ci mette dinanzi, a dire vivila bene, ma per il bene tuo, d'accordo? Gesù l'ha vissuta alla grande questa settimana, quindi quando era sulla terra, facendo tutto, facendo il massimo, dando tutto e dandosi tutto. Quindi noi possiamo rivivere qualche cosa di questo splendore, no? Dipende da, come sempre, dalla nostra libera volontà. Però è una grande chance e dovremmo viverla come se fosse l'ultima nostra chance. Noi non sappiamo quante settimane sante ancora vivremo, quante occasioni avremo da parte del Signore per dire bene, oggi diamo una svolta alla vita. Speriamo che questo possa essere per tutti, anche per me, la volta buona, la volta decisiva. Prendere coscienza della serietà del peccato, non per diventare tristi o per, come dire, imbarcarci in sterili e inutili a volte autoflagellazioni punitive. Le flagellazioni sono cose molto più serie, quelle che hanno fatto i santi, che ci hanno dato l'esempio di farlo, non sono dettate da una forma malsana e malata, ecco, di disprezzo di se stessi. Però, ecco, la presa di coscienza profonda di ciò che questo maledetto peccato è, dobbiamo spiegare al Signore che ci sia, anche per rivedere tutta la nostra vita davanti alla sua luce, non soltanto il tempo prossimo, ecco, a chi ne ha bisogno, chi non l'ha mai fatto, anche il tempo remoto, anche il tempo antico, anche il tempo dell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza, ecco, perché tutto quanto ciò che di male abbiamo fatto, forse spesso anche inconsapevolmente, si è completamente consegnato a Gesù e lo ha distrutto. Lo ha distrutto come? Facendosi distruggere da quello. Il volto sfigurato di Gesù che contempleremo, se avremo la voglia di contemplarlo, non è altro che un farci vedere nella sua umanità sfigurata come il peccato sfigura la nostra anima e anche purtroppo ricade, come ci insegnava San Giovanni Paolo II, un altissimo magistero, negativamente intorno a noi, nel vicino e nel lontano. Il peccato
peccato di pensiero deturpa l'immagine della Chiesa, di cui noi siamo membri, noi siamo battezzati. La Chiesa non è un qualche cosa di astratto e di lontano da noi, come i nemici della Chiesa la chiamano sempre il Vaticano, dicono Vaticano, Vaticano, ecco, la Chiesa non è il Vaticano. Certamente nel Vaticano c'è la Santa Sede, c'è il cuore della Chiesa, ma la Chiesa sono anche io sono battezzato, io sono un membro vivo della Chiesa, e quello che io faccio, ci creda o non ci creda, lo voglio o non lo voglio, mi piace o non ci piace, mi piace, c'è delle conseguenze su tutta la Chiesa. Se io faccio un atto di virtù, la Chiesa ne sarà abbellita anche in questo mondo. Se io faccio una cosa che non va, la Chiesa ne sarà macchiata anche in questo mondo. E anche se io sono l'ultimo battezzato, sono più piccolo, il più ignorante, il più povero, il più umile, il più insignificante, ma sono battezzato e quindi sono un membro vivo, o speriamo di no, morto della Chiesa. San Giovanni prosegue nella sua esortazione: noi conosciamo Gesù se osserviamo i suoi comandamenti, cioè se il peccato almeno oggi è qualche cosa che sta sostanzialmente fuori della nostra vita, perché la conoscenza biblica non è conoscere Gesù in linea teorica, so che c'era questo profeta, questo grande maestro, forse è figlio di Dio, non so se ci credo veramente, quanto, vissuto tanti anni fa, più o meno so che è campato 33 anni, 30 anni è stato a Nazareth, 3 anni ha predicato, ha fatto qualche miracolo, ha radunato gli apostoli, ha detto a Pietro che sarebbe stato il capo della Chiesa, quindi ha fondato la Chiesa, poi è entrato a Gerusalemme, poi ha fatto l'ultima cena, poi è stato catturato, è stato in galera, è stato torturato, flagellato, malato di spine, crocifisso, e poi al terzo giorno risorto, e poi 40 giorni è apparso agli apostoli, ai suoi stretti collaboratori, poi è sceso al cielo, è stato a Pentecoste, e poi Gesù tornerà nella gloria a giudicare i morti. Quindi c'ho questa, magari tutti quanti ci avessero questa chiarezza mentale già sulla vicenda di Gesù, che non tutti i cattolici credo che la saprebbero formulare, ecco, in termini così chiari e sintetici, no? Ma questo non è conoscere Gesù ancora. Questa è una conoscenza intellettuale, teorica, ma la conoscenza biblica è un'altra cosa. La conoscenza biblica è un fare nostra la vita di Gesù. E quindi Gesù ha anzitutto ribadito i 10 comandamenti, ce lo ricorda San Matteo, no? Non sono venuto per abolire la legge ma per completarla, per insegnarti che non si ammazza una persona soltanto dandogli una coltellata, ma anche mandandola per il paese, come ci ricorda il discorso della montagna, no? Se uno dice a suo fratello stupido, pazzo, ecco, se si adira con lui ha già mancato contro il 5° comandamento, dice Gesù, no? E poi c'è il suo grande su cui San Giovanni insiste in continuazione, no? E un comandamento nuovo o antico? Qui risuonano le parole di Sant'Agostino: carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto fin da principio. Un comandamento antico e tuttavia anche un comandamento nuovo. Gesù dice nel Vangelo: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io amato voi. In che senso è nuovo? Già nel libro del Levitico Dio aveva detto chiaramente: amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore e amerai il prossimo tuo come te stesso. In amore del prossimo è un comandamento molto antico, però è nuovo nella forma che Gesù gli dà, non come te stesso, che già sarebbe tanto, ma come io vi ho amati, cioè come ci amati Gesù. Lo vedremo durante i riti della Settimana Santa, ha istituito l'Eucaristia e prima di farlo si è messo ai piedi degli apostoli lavandogli i piedi, cosa che non facevano manco gli schiavi, si è consegnato nelle mani dei malfattori senza aprire bocca, senza opporre resistenze, e sulla croce la prima parola che ha detto è: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Questa è la misura che ci ha dato Gesù, e noi non possiamo dire di essere suoi
non dico se non facciamo la lettera queste cose, perché fare la lettera insomma è molto impegnativo, ma quantomeno non le riconosciamo come giuste, senza cominciare a dire ma no, questo non si può, ma si perdona fino a un certo punto, questa è troppo grossa, insomma, questa è una cosa troppo grossa, questo non possiamo dirlo. Poi certamente tra non poter dirlo e farlo ci passa ancora un po', ecco, però l'importante è che siamo d'accordo su questo e che almeno ci proviamo. San Giovanni dice chiaramente che dice di essere nelle tenebre, nella luce, e odia suo fratello, e ancora non è. L'odio nel cuore di un discepolo di Gesù non ci può stare, qualunque male ti abbiano fatto, qualunque, forse la più grossa carogna che esiste, che te l'ha fatta proprio grossa, ma l'odio non ci può stare, non ci può e non ci deve stare. Questa Pasqua, se io non mi parlo con qualcuno, se sto in conflitto con qualcuno, peggio ancora se fosse qualcuno tra le mie famiglie ristretti. Ci sono delle storie molto brutte che ho sentito nella mia vita. Non si parlano tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra cugini, tra parenti stretti. E qui bisogna fare Pasqua. Dice, ma io ci provo, ma quello non vuole fare pace. Ecco, se quello non vuole fare pace non è più un tuo problema, tu provaci. Non possiamo stare tranquilli se sappiamo che c'è qualcuno che ce l'ha con noi e noi non abbiamo almeno teso una mano dicendo non ci voglio pensare, chi c'è torto, chi c'ha ragione, io ti chiedo perdono e offro il perdono, ci mettiamo subito una pietra sopra. Ecco, chi odia suo fratello è nelle tenebre. E odiare non è semplicemente volere il male, eh? Questo è l'odio allo stato puro, insomma, no? Ma è anche il chiudersi, tante volte anche il Papa ce lo raccomanda, a gesti di riconciliazione di pace. Che almeno ci dobbiamo provare. Se le altre persone non ci vogliono vedere, abbiamo fatto il nostro gesto di carità. San Paolo dice, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti, no? Ecco, ma chi non vive questa dimensione è nelle tenebre, non sa dove va. Le tenebre non ci cade sugli occhi, quindi la luce del giorno di Pasqua ancora non splende. E questo è un punto fondamentale, ecco, su cui dobbiamo, ecco, tutti crescere. 8 giorni fa, il nostro caro Vescovo ci ricordava, la Chiesa deve essere una comunità accogliente di persone che si vogliono realmente bene e che da questo esce, ecco, la famosa Chiesa è uscita a portare agli uomini una luce differente. Io sono pronto a fare gesti di pace e di riconciliazione perché sono stato amato da Gesù così come sono, nonostante tutto quello che io ho fatto nella mia vita. E questo è quello che io, forte di quello che ho ricevuto, intendo portare, vivere nella comunità cristiana e verso tutti. Chiediamo al Signore che possiamo anche in questo fare a tutti una grande e santa Pasqua. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.